Ma mi sono divertito, a Sprazzi è veramente un gran bel Pescara. È tornato un po' di entusiasmo con un po' di gente allo stadio e direi una bella nota positiva in tutto, ecco. La squadra l'ho vista bella, l'ho vista veramente a tratti, mi sono veramente divertito. Sappiamo che è tutta insomma, c'è stata una rifondazione, quindi serve anche un pochino di tempo, ma sono sicuro che Mister Oddo ha tutte le qualità per mettere i ragazzi e farli rendere al meglio. Mi dici una cosa che ti è piaciuta particolarmente di questo Pescara? Ma quando lavorano sulle catene mi piace, perché anche la posizione di Christian non la scopriamo di certo noi. Ho rivisto comunque una solidità anche dietro, una difesa alta, un Valdifiori che fa girare bene la squadra, le due mezze ali ben messi. Insomma, mi piace anche perché il Mister Oddo ha delle caratteristiche che poi man mano poi si vedrà che riescono a mettere in serie difficoltà qualsiasi avversario. Non dimentichiamoci che avevamo il Chievo davanti, una signora squadra. Studio Massimo, Cristiano l'auricolare. Sì, intanto in bocca al lupo a Cristiano per questa nuova stagione, domani contro il Vasto Girardi, mi pare. Sì, per me inizia domani il campionato e sarà una nuova battaglia. Una nuova battaglia, un po' è come tornare indietro nel tempo, perché lo dicevamo in una recente intervista, insomma, 20 anni fa eri molto giovane, in Serie C eri già protagonista all'inizio della tua carriera. È un po' come tornare indietro, no? Si chiude il cerchio. Assolutamente sì, non vedo l'ora, è un pizzico di emozione, ancora ce l'ho e devo dire che il sabato, che sarebbe il mio giorno libero, prendo la possibilità di venire a vedere il Pescara anche per iniziare a studiare qualche giocatore, qualche situazione, perché nel mio pensiero un altro anno inizierò anche a voler intraprendere una nuova carriera, ecco, Però quindi rivedere anche i miei vecchi compagni. di la verità, ti saresti visto Dimmi, dimmi. ancora bene in mezzo al campo, dai. Sì, Massimo, però come si dice, no? Si inizia e c'è una fine. Non sono assolutamente deluso, anzi, ripeto, sono contento, orgoglioso di aver fatto parte del Pescara Calcio e tiferò Pescara fino all'ultimo, perché è la mia seconda casa, diciamo, quindi ci sta, ecco.